Colleghi e colleghe, buongiorno a tutti, grazie per la presenza sempre massiccia. Oggi iniziamo questo convegno di questa problematica sul processo telematico e quindi riporteremo gli aspetti positivi e negativi che diciamo, questa struttura, questo impianto comporta. Chiaramente prima di passare la parola ai relatori, che ringrazio anticipatamente, io chiamerei il presidente del Comitato Regionale Santo Spesso, l'amico Tonino, perché dovrà introdurre l'argomento, quindi parlando del geometra come consulente tecnico ufficio. Grazie, buongiorno a tutti. Niente, entrando subito nell'argomento di cui trattiamo oggi, insomma, credo che sono il meno indicato a poter parlare, perché credo che in platea ci sono autorevoli consulenti tecnici che hanno svolto nel passato, nel presente e spero anche nel futuro questa attività, che è un'attività che ci dà effettivamente, insomma, un'ottima immagine, che credo che effettivamente le nostre consulenze sono delle consulenze molto apprezzate. Certo, la sfida di oggi che ci viene proposta con il telematico, credo che dobbiamo sfruttarla nella maniera migliore possibile. Perché? Perché se abbiamo vissuto l'esperienza telematica con il cadastro, e io lo ripeto sempre, perché voglio dire, c'erano tutte le perplessità possibili all'inizio, quando è stata instaurata questa nuova procedura. Ebbene, insomma, oggi credo che non ne possiamo fare a meno, perché risolvere in giornata, nelle 5 ore, 4 ore di apertura degli uffici, se uno è pronto, riesce a mandare, non è che ve lo devo dire io, ma insomma lo sperimentate voi da casa, riesce a mandare il pregevole in giornata, riesce anche a mandare il dopo, che sarebbe approvata la lapida definitivamente. Voglio dire, cosa che qualche anno fa non potevamo nemmeno immaginare, insomma, come eravamo messi in catastro. Certo, all'inizio le mie e le tante perplessità dei colleghi, delle varie commissioni, la sperimentazione che abbiamo fatto, insomma, ci ha però poi effettivamente ci ha dato il risultato al di là di ogni aspettativa. Io credo che questo possa e deve avvenire anche con il processo telematico. Questo può essere, come dire, se è un poco programmato il governo, insomma, facendo questa accelerazione forte, ci stanno credendo e se ci credono loro, credo che dobbiamo crederci prima noi. L'occasione qual è? Quella di sfruttare al massimo questa opportunità per valorizzare ancora di più la nostra figura all'interno del processo e delle attività di consulenza. Questo credo che sia la sfida che noi dobbiamo intercettare in questo momento. Quella di essere pronti in questa disciplina e in questa procedura nuova, proprio per valorizzare la nostra figura, che è stata sempre una figura molto attenta, che ha lavorato tantissimo e guardate bene, insomma, noi quando, specialmente nel Tribunale di Benevento, quando andavamo in cella a scrivere i colleghi le commissioni che abbiamo fatto, e qualcuno l'ha fatto anche tu, devo dire, insomma, c'era qualche magistrato più puntuale nel verificare, nel stare in commissione, eccetera, che ci rammentava sempre questo fatto della condotta specchiata. Insomma, voglio dire, uno che fa consulenza tecnica, insomma, deve tener conto di questo aspetto principale che è fondamentale. Quindi fare una perizia reale, perché noi, guardate bene, insomma, non è che ve lo devo dire a voi, perché siete più esperti di me, lo dicevo prima, ma noi di fatto poi, non dico che mettiamo una sentenza, ma insomma, ci stiamo molto vicini. E perizie che hanno dato poi là sentenze strane o capestre, io le ho viste purtroppo, le ho viste nella mia esperienza
di tecnico come voi, a volte coinvolto nella fase di CTU, molte volte nella fase di CTP, però ho visto anche in un processo, e questa è la mia esperienza ultima che sto facendo come amministratore, a livello amministrativo, un CTU non appartenente alla nostra categoria, tra virgolette, ha fatto una perizia valutando un bene per un esproprio che non sta né in cielo né in terra, cari amici e colleghi, ma veramente ve lo dico con il cuore in mano, non sta né in cielo né in terra. Però per l'inerzia degli uffici, questa è diventata la base di quella sentenza che ha visto soccombere l'ente pubblico rispetto purtroppo a non adempimenti fatti nei tempi giusti, però con un valore di un terreno che veramente, insomma, preso a base, si era permesso di scrivere questo CTU, che non è della nostra provincia, tra l'altro, prendere a base estimativa il PIB dell'agro nocerino nasalmese, che credo che abbia delle caratteristiche totalmente diverse di quelle di Ariano Irpino, oggettive. Eppure, caro Leonardo, vedo te che sei in piedi, quindi sei mio conterraneo, ma ce ne sono anche altri che probabilmente mi sfuggono in questo momento. Insomma, voglio dire, io l'ho detto anche in seduta pubblica, insomma, che volevo intraprendere un'azione contro questo, un'azione disciplinare contro questo tecnico, perché effettivamente, insomma, ha creato un enorme aggravio di spese all'ente pubblico. Allora, questo per dirvi che cosa? Per dirvi che noi consulenti tecnici, siamo realmente collaboratori del giudice, lo dobbiamo essere fino in fondo, non ci dimentichiamo dell'oggettività delle cose, stiamo attenti sempre, questa è una cosa che dico prima a me stesso, non è che voglio fare qualche ramanzina, anzi. E ricordatevi poi, questo sempre per questa mia breve esperienza che ho avuto, che il consulente tecnico, se riesce nella sua funzione a cercare di accordare, cosa che spesso non vedo, purtroppo, devo dire. Guardate che il primo impegno del consulente tecnico dovrebbe essere quello di, adesso si parla di conciliazione, di mediazione, di accordo premio, insomma, è stata qualche riforma che sta arrivando. Insomma, voglio dire, questa deve essere sempre la prima cosa che tutti noi dovremmo fare e affrontare in una causa. Perché credo che sia fondamentale, e poi sono straconvinto, ma poi anche i giudici l'hanno confermato quando abbiamo fatto altri seminari di questo tipo, quando c'è stata la riforma del processo civile, se noi riusciamo a concludere in maniera positiva una trattativa e quindi fare un accordo, probabilmente saremmo visti meglio da parte del giudice per avere anche futuri incarichi. Dopodiché, insomma, voglio dire, questa è la mia piccola esperienza che vi posso portare, e vi cercate sempre, vi cerchiamo tutti quanti insieme veramente di essere il più gentili possibile quando facciamo le. Adesso questa nuova norma, insomma, che ci impone di mandare le osservazioni alla CTU prima, quindi con la notifica, quindi già questo pone la stessa consulenza all'interno del processo civile, insomma, un attimino con meno sorprese possibili, perché ovviamente uno fa le sue controdeduzioni e poi il CTU, se riesce a tenere presente, bene, altrimenti si deve andare avanti. Però credo che già questo è un primo impatto positivo che noi riscontriamo. Allora, io
devo dire la verità, ci credo molto nel fatto del telemarketing rispetto a un'esperienza vissuta precedente con il cadastro. Credo che possiamo sfruttare al meglio questa opportunità per accrescere la nostra posizione ed essere avere quanto più è possibile, insomma, perizie. Distinguiamoci come abbiamo fatto sempre, proprio per questa oggettività che abbiamo, le nostre, poi, insomma, l'altra raccomandazione che credo che va fatta, nel momento in cui ci viene conferito un incarico di consulente tecnico, e questa mi è capitata anche a me, perciò la dico, sempre per l'esperienza vissuta, stiamo attenti ad eccedere nelle competenze, perché a volte ci vengono rivolti dei quesiti ai quali oggettivamente è lì che dobbiamo dare prova effettiva di essere coscienti, di aver preso il quadro generale, di aver... se riteniamo che eventualmente a quel quesito specifico riusciamo a rispondere in maniera, non perché non ci riusciamo, perché non sappiamo, ma perché qualche consulente tecnico di parte non appartenente alla nostra categoria ci potrebbe eccepire una sorta di competenza. Quindi questo, voglio dire, lo dico sempre per esperienza passata, quindi siamo attenti, cerchiamo, qualora facciamo molto più per la figura se facciamo aggiungere un'integrazione dicendo attenzione, su questo ho bisogno di una consulenza per, probabilmente siamo più tranquilli e facciamo anche la nostra buona figura. Per cui io non rubo altro tempo, perché sennò poi Enzo mi taglia, mi dice che mi comporto sempre male, perché mi hanno sforo rispetto al tempo affidato. Spero di aver dato il mio contributo, vi auguro buon lavoro, sperando che siamo sempre, come dire, all'avanguardia in questo settore, come in tanti altri settori. Grazie a tutti. Adesso vorrei chiamare il collega Alessandro Marano, che è esperto di consulenza, perché lo pratica. Lo facciamo. Esatto. Buongiorno, penso che ci conosciamo un po' di qualcuno. Per quanto riguarda le consulenze che facciamo, l'invio telematico, io mi sono già scontrato già dal 1 gennaio con l'invio telematico. Vantaggio, semplicemente avere a disposizione un'interfaccia che comunica direttamente con la cancelleria. Un'interfaccia che è identica a quella che teniamo per il pregevole, che ci mette in condizione di comunicare direttamente con la cancelleria in maniera diretta, automatica. I vantaggi sono tantissimi. Uno, non abbiamo bisogno di fare più le copie. Non è da poco dover fascicolare le copie, il codice. Vabbè, non è che lo superiamo, il cartaceo lo teniamo, però abbiamo sempre a disposizione i fatti. Non ci sarà mai nessun avvocato, e vi posso garantire che ci hanno contestato, che dice a me non è arrivata la consulenza. Perché a me è capitato di sentirmi dire un avvocato, non hai depositato le tecniche. Di avere un'interfaccia, quindi colloquiale, diretta con chi ti ha dato l'incarico, oppure per quanto diceva Tonino prima, ti allaccia a lui, un'estensione di incarico, la necessità di chiedere una collaborazione ad un'università e un esperto, è diretta, è automatica. Avere una risposta certa è automatica. I limiti, ovviamente, sono quelli limite del sistema, che sono i 30 mega, quindi è tutto. La procedura non è nient'altro che una procedura DOF o pregeo applicata al CTP. Registrazione dell'email certificato sul CTP. Registrazione a un portale, che sia gratuito o meno, e poi ci sarà chi di dovere a spiegarci il portale come funziona. Creazione dei file, attenzione, i file dovete fare in PDF normale, no, sia per il peso, perché il PDF normale porta con sé delle caratteristiche che sono molto esose, quindi non deve essere poi per stare in consulenza, e sia per l'accettazione, perché il PDF ha lo standard che è stato stabilito per fare l'invio telematico. Il contro è proprio il limite delle dimensioni delle perizie. In una busta, perché tra virgolette, come per DOC e per GEO si parlava di invio, oggi parleremo di buste telematiche, dove andrete a mettere tutti i documenti. Ovviamente potrà capitare una consulenza che sicuramente eccede le dimensioni del Delta Mega, a quel punto dovete fare più allegati e spezzettati. Indicare per ogni singolo, e questo lo dico perché io lo sto facendo sistematicamente, non ho iniziato, sto mandando le prime facce, indicare per ogni singolo documento qual è il titolo,
metterci le note chiare, perché quando arriverà in cancelleria di là troveremo una persona, penso che verrà un cancelliere, che dovrà leggere questi documenti, e non è che si apre tutti i documenti e legge cosa c'è per dire io ho accettato o meno il deposito. Il deposito avviene in maniera automatica dalla data di invio, fermo restando che non vada a buon fine la procedura, questa cosa sarà il gestore del portale a comunicarlo con dei mail successivi a dire è andata a buon fine, quindi pure la cancelleria l'ha rifiutato o meno. La cosa buona e giusta da farsi è quella di indicare sempre il numero della procedura. Tenete presente che chi non ha un gestore a pagamento dovrà compilare l'intera pratica per conto proprio, perché con un gestore a pagamento il servizio viene acquisito direttamente dalla cancelleria. Con chi lo fa con un portale gratuito ha tutta a disposizione, però deve inserire tutti i dati del fascicolo. Ipotesi, fascicolo nato nel 2014 in cartaceo. Sì, quello che faccio, perché sintetizziamo, quindi voi dovrete dare tutti i dati per poter poi inviare la pratica. Chiedo scusa se ho invaso un campo, però mi hanno chiesto quello. Le criticità sono proprio quelle, cioè la necessità di dover scrivere l'intera pratica, una pratica cartacea la dovete integrare e quindi scrivere. Per il resto vi posso garantire che è un tocca sano per la professione, uno per viaggi, per depositi, per avere la certezza dei documenti che arrivano. Veramente non ci sono più problemi. È la stessa cosa del passaggio che abbiamo avuto con il pregevole DOP all'invio telematico, dove pure la valutazione della pratica, se ve ne ricordate, al suo tempo c'era chi valutava la pratica in un modo o nell'altro, non era univoca. Oggi si è arrivato ad avere la valutazione della pratica in maniera univoca. Quindi l'accettazione da parte della cancelleria è univoca, è quella, va bene, la pratica. Poi sarà al giudicante stabilire se va bene o meno. Questa è l'esperienza che ho fatto da dicembre a gennaio ad oggi. Per me è stata veramente positiva. Poi, salutaccio a voi. Vi ringrazio. Grazie, collega Marano. Ecco, quindi abbiamo già iniziato a capire criticità, finalità, positività. E io, chiaramente, passo la parola al dottor Angelo Andreottola, che è responsabile dell'ufficio informatico del Tribunale di Avellino. Grazie, dottore. Grazie. Sono Angelo Andreottola, vi porto i saluti del Presidente del Tribunale e sono il responsabile dell'ufficio informatico del Tribunale. Riassumo brevemente quello che mi voleva agganciare le parole del Geometra Santo Susso. Oggi noi stiamo cavalcando una riforma che è storica ed è una riforma che è così pregnante non solo per il processo civile ma proprio per aspetti sociali nostri, perché qual è l'esigenza primaria della giustizia in Italia? Quella di accelerare i tempi. Le parole del Geometra sono fondamentali, perché spesso capita, io ho visto degli incarichi dati e poi richieste di proroga su proroga perché non si riesce a depositare e via dicendo. Non è perché il ritardo, la sentenza non esce dopo 10 anni, è colpa del perito, per carità, però è l'insieme che poi provoca quello che tra virgolette è il guasto della giustizia in Italia. Questa riforma di CT è particolarmente difficile. Perché? Perché, come è stato accennato prima, con la digitalizzazione del catasto, qua noi siamo di fronte a un programma che è nazionale. In Italia ci sono 191 tribunali, ci sono 26 corti d'appello. Voi immaginate il flusso documentale che gestiscono i server giustizia in particolare dal 31 dicembre in avanti è tutto obbligatorio. Quindi perché faccio questa premessa? Perché spesso capitano delle disfunzioni, però noi purtroppo viviamo la riforma, se si notano delle difficoltà, delle incongruenze, è il caso di sottolinearle. Molte facce sono note perché sono già venuti diverse volte in tribunale e sanno che c'è sempre la porta aperta, a meno che uno non è impegnato in altre cose, perché è proprio grazie all'apporto di tutti che si cerca di migliorare. Questo lo dico perché spesso capita che i sistemi appunto non funzionano, non è tutto oro ciò che dice. Veniamo a noi. Dicevo prima, il 31 dicembre 2014 è diventato obbligatorio depositare tutti gli elaborati peritali.
l'articolo 16 del decreto legislativo del 2012 che ha previsto ciò. Il decreto legislativo del 2012 prevedeva l'obbligatorietà del deposito già a partire dal 30 giugno. Il 30 giugno poi è stata prorogata al 31 dicembre, solamente in parte. Perché in parte? Perché per alcune procedure tipo gli ATP questa obbligatorietà è già scattata dal 1 luglio per le cause non iscritte. Perché dico questa, faccio questa introduzione, non lo dico, tanto c'è tutto scritto lì. Perché quello che voglio far capire a voi, come in Italia come funzionano le cose, questa legge è stata dal 2012, oggi siamo al 2015 e parliamo di novità. Quindi le difficoltà che poi si incontrano, a volte bisogna imputarle anche a se stessi, perché spesso mi arrivano dei periti che mi dicono oggi io ho ricevuto una consulenza, come devo fare? Quindi con ciò voglio sottolineare, io questo è il secondo incontro che faccio in un ordine professionale. Voglio sottolineare la sensibilità del Presidente e degli altri componenti che hanno organizzato questo incontro, perché altri ordini, anche magari con dove vengono concesse molte più perizie, come un numero, non hanno a cuore, non hanno avuto assolutamente a cuore questa problematica. Detto questo, dal 31 dicembre è tutto telematico. Come accennava prima il vostro collega, la telematicità che cosa comporta? Comporta soprattutto dei vantaggi, ovviamente a regime. Il vantaggio più grande qual è? Il vantaggio più grande è quello di venire meno spesso in tribunale. In seguito soprattutto all'accorpamento dei tribunali come Ariano e Sant'Angelo dei Lombardi, oggi venire da Avellino o andare a Benevento per chi è di Ariano Irpino comunque comporta una spesa. Il fatto di poter ricevere l'incarico a casa, di poter consultare il fascicolo telematico direttamente da casa è penso che sia impagabile, perché uno sta comodamente seduto a casa sua, legge gli atti che ha mandato l'avvocato, legge il quesito che ha fatto il giudice, okay, e riesce a gestire tutto quanto da casa. Come si fa a depositare? A me piace essere molto pratico, al di là dell'aspetto giuridico, si va ancora avanti. Tornando alla norma, prima vi accennavo il vostro collega, e questa è una cosa che ha risvolti pratici di questa norma, l'articolo 9 bis, il comma 9 bis dell'articolo 16 bis, che cosa prevede? Vedete, una parentesi, questi bis, questi ter, è perché, proprio per quel fatto che vi dicevo prima, è perché la legge si adegua a quelle che sono le esigenze pratiche. Volta per volta, anche magari a distanza di un mese, vengono inserite nuove norme perché devono andare a modificare una norma che prima impediva un determinato passaggio telematico. Allora ecco perché leggete lì comma 9 bis, articolo 16 bis, l'attestazione dell'autentica delle copie. Questo vale anche per i decreti di liquidazione. Cioè, depositata la perizia, il giudice liquida, voi non dovete venire più a prendere la copia conforme dell'attestato del decreto di liquidazione. Il decreto di liquidazione della somma, voi lo scaricate da internet, attestate voi la conformità, no? E potete chiedere il pagamento, poi con tutti gli atti successivi e via dicendo. Perché lì è chiaro, le copie informatiche, anche per immagine, gli atti processuali di parte degli ausiliari del giudice, nonché dei provvedimenti di quest'ultimo presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale, anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, proprio via dicendo, possono estrarre con modalità telematiche duplicate copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di quel periodo precedente ed attestarne la conformità. Cioè, voi avete un potere certificatorio che prima non avevate.
quindi accettare la conformità delle copie estratte corrispondenti agli atti contenuti, le copie analogiche di informatica anche per immagini estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma equivalgono all'originale. Quindi voi immaginate, prima dovete venire al tribunale a chiedere, uno se l'aveva fatto il decreto perché magari non lo sapeva, due a chiedere la copia, tre a ritirare la copia. Immaginate da... perché noi abbiamo il tribunale di Avellino, arriva a Conza della Campania come competenza, e quindi è innegabile quel sacrificio che vi si chiede, perché chi vuole collaborare con il tribunale, con il Ministero della Giustizia, deve comunque affrontare un sacrificio, diciamo, in termini anche economici e tecnologici, rispetto però ai vantaggi. Preciso, l'adeguamento tecnologico che il geometra fa è vale a livello nazionale, cioè voi il software, il redattore atti che andate a installare e ad utilizzare vale per tutti i tribunali d'Italia e a breve, credo entro l'anno, anche per le corti d'appello, perché ad oggi il processo telematico alle corti d'appello non si applica, ma a breve si applicherà anche, anche a loro. Detto questo, andiamo un po' più nei dettagli. Questa slide successiva fa vedere il decreto con il quale il Tribunale di Avellino, precorrendo i tempi dal 5 maggio, ha chiesto ed ottenuto dal Ministero della Giustizia l'autorizzazione a che il deposito telematico abbia valore legale. Faccio una precisazione su questo valore legale. Quando voi avete difficoltà a depositare telematicamente, la legge prevede che gli elaborati peritali devono essere depositati telematicamente. Se voi avete difficoltà a depositare e venite in cancelleria per chiedere il deposito cartaceo, dovete essere autorizzati dal giudice, perché quel deposito cartaceo non è ammesso, cioè a voi non vi serve, l'avvocato può eccepirvi che quella non è depositata, quella perizia. Se anche trovate il collega, ma non lo troverete, spero, mi auguro, che vi deposita la perizia, no? Quell'atto è inesistente, perché voi la data del depositato è la data dell'invio telematico. Si deve andare a prendere il computer la data del depositato. Non esiste la... O invece, sempre l'articolo 16 bis, che è una norma fondamentale, prevede che in casi eccezionali il giudice possa autorizzare il deposito degli atti. Proprio ieri, con un vostro collega molto giovane, non ricordo, il quale mi diceva che deve depositare una perizia che è particolarmente complicata, è molto grande, via dicendo, e trova delle difficoltà. A che io gli ho suggerito di fare un'istanza al giudice telematica, nella quale chiede l'autorizzazione al deposito cartaceo, o quantomeno al deposito cartaceo dei singoli allegati. Perché spesso magari ci sono allegati alla perizia che sono diversi faldoni, magari allora il giudice può autorizzare il deposito cartaceo, però è sempre previa autorizzazione del giudice. Andiamo su di là. Fatta questa panoramica generale, se vi sono domande potete pure intervenire, perché non ci sono problemi. Passiamo all'aspetto proprio più tecnico, diciamo. Come si fa il deposito telematico? Ormai già bene o male tutti quanti lo sanno. Il deposito telematico consiste nell'invio della perizia da una vostra posta certificata a una nostra posta certificata. Però non è così semplice. Non è che si apre il browser e si invia. No. Perché questo? Perché non è che il Ministero così dice complichiamoci la vita. No. Il vostro invio arriva nei nostri sistemi informatici ed è elaborato dai nostri sistemi informatici direttamente nella cancelleria del giudice che vi ha dato l'incarico. Non c'è in tribunale una persona addetta allo smistamento delle verifiche. Questo fa sì che occorre il redattore, questo fa sì che occorre la posta certificata registrata. Quindi, perché possa essere telematico il geometra, ho usato questa espressione così colorita, ma è chiara, uno, bisogna avere un dispositivo di autenticazione e firma digitale, smart card o chiavetta USB, due, posta elettronica certificata comunicata, registrazione, un punto di accesso, software per la redazione della busta telematica.
Che cos'è il dispositivo di autenticazione? Penso che lo sapete tutti perché voi utilizzate nel chiedo scusa, un po' di silenzio in fondo. Date fastidio. Il dispositivo di autenticazione ha una doppia funzione. Non solo quella di firmare gli atti, che esce la coccardina o la dicitura firmato da, ma serve proprio come autenticazione della persona in quel momento collegata ad internet. Per quanto riguarda il redattore atti, dopo ve ne parlerà il tecnico incaricato, io vi voglio illustrare semplicemente la potenzialità di questo sistema. Se voi vi collegate al sito, al portale servizi telematici del Ministero della Giustizia, basta andare su Google e digitare PST Giustizia, la prima pagina, e vi autenticate sul sito tramite la chiavetta, in alto c'è scritto login, vi autenticate, inserendo la vostra chiavetta, in automatico il sistema vi consente di consultare tutti i fascicoli in cui voi siete costituiti, in qualunque tribunale d'Italia. Allora, il PST Giustizia innanzitutto prevede la possibilità di consultazione anonima di tutti i fascicoli, anche espropriativi, anche di espropriazione immobiliare, di tutta Italia, e quelli specificatamente vostri vi fa vedere anche gli atti e non che vi appaiono i nominativi delle persone. Questo da casa, senza fare niente, è gratuito, basta solo la chiavetta, vi collegate, vi autenticate, ok, e automaticamente il sistema vi fa vedere, non proprio automaticamente, c'è scritto consultazione fascicoli, aprite consultazione fascicoli, vi usciranno tutti quanti i fascicoli in cui siete nominati. A proposito di ciò, voglio sensibilizzarvi in questa cosa. Fatto questa verifica, se a voi risulta che siete stati nominati in 10 fascicoli, in 10 procedure, avanti il tribunale, anche espropriative, mobiliari, immobiliari, anche, forse a voi non interessa, però darsi così, anche le procedure concorsuali, se una procedura, due procedure non la vedete a PST, è molto probabile che il collega cancelliere ha inserito magari, o non ha inserito proprio il nominativo, oppure lo ha inserito con codice fiscale sbagliato, perché l'identificazione tutta sta con il codice fiscale, in quanto il codice fiscale è la chiave univoca di identificazione, non si identifica il CTU con il nome, perché ci potrebbero essere facilmente e chiaramente delle omonimie, invece col codice fiscale. Quindi, suggerimento qual è? Che se al Tribunale di Benevento, mi auguro non al Tribunale di Benevento, manca, non riuscite a vedere una procedura, recatevi in cancelleria, perché è molto probabile che il codice fiscale sia stato inserito un codice fiscale sbagliato. Un vostro collega mi diceva poco fa che c'era, che ha ricevuto delle comunicazioni di un altro perito, che non c'entra proprio niente. Perché? Perché molto probabilmente sarà stato inserito il codice fiscale di un medico, giusto per, e vi arriveranno le notifiche di quel medico, perché l'associazione è codice fiscale PEC. Perché come si fa a fare l'associazione? L'associazione si fa grazie all'invio telematico dei nominativi con il codice fiscale e delle PEC a Roma al Reginde, con l'iscrizione al Reginde. L'iscrizione al Reginde, anche questa, dovete ringraziare il vostro ordine, perché l'ha fatta in maniera massiva, altri ordini non lo hanno fatto, quindi io personalmente mi trovo in grandissime difficoltà perché vengono da me a chiedere informazioni su come fare. L'ha fatta in maniera massiva per tutti, cioè ognuno di voi ha la vostra PEC comunicata, poi è ovvio su un numero così elevato di iscritti ci può essere quello che ha il codice fiscale sbagliato, quello che magari l'indirizzo PEC sbagliato non gli arriva, però sono cose a cui si può porre rimedio. Quindi fatta questa registrazione, tutti i vostri nominativi stanno in un database, c'è scritto più avanti, però ormai vado a ruota, eccolo qui, decide, registro generale di indirizzi elettronici, in cui ognuno è associato codice fiscale e PEC. In questo modo, non appena il cancelliere di qualunque tribunale d'Italia inserisce il vostro codice fiscale, si associa alla PEC e arrivano le comunicazioni di cancelleria. Se voi non vi arrivano le comunicazioni di cancelleria, la legge prevede purtroppo il deposito in cancelleria della nomina. Quindi voi non verrete mai a saperlo di essere stati nominati in quella procedura.
L'invito qual è? A farsi parte dirigente, a verificare che il proprio nominativo sia stato inserito correttamente nella base dati, non venite da me, andate alle cancellerie, che la PEC funzioni, sia attiva, perché magari hanno una scadenza temporanea, va rinnovata per tempo, perché andarla a rinnovare dopo che è scaduta comporta delle problematiche che poi è difficile. Questo ovviamente per chi intende collaborare col Ministero della Giustizia, perché uno dice no, io perizia non ne voglio fare. Allora tutta questa cosa penso che non veniva manco qua stamattina. penso che questo debba essere chiaro. Detto questo, il regime dell'invio telematico, che dire di più? Ecco, la registrazione è un punto d'accesso. Dunque, la comunicazione al regime della posta elettronica certificata assolve al primo onere, che è quello di ricevere le comunicazioni, ossia noi tribunale inviamo a voi le comunicazioni. Ma che cosa succede? Bisogna che voi vi attiviate perché voi potete trasmettere a noi. E tutto ciò avviene tramite la registrazione in un portale, vedi c'è stato pure la slide, non me lo ricordo, il punto d'accesso. È come il sistema certificato dal Ministero della Giustizia che serve a riconoscere l'identità dell'utente, il suo titolo, avvocato, segretario, giudice, nonché la legittimazione ad accedere alle informazioni processuali richieste secondo criteri di sicurezza e affidabilità. Una volta autenticato, l'utente accede ai registri di cancelleria dove può consultare i propri fascicoli in tempo reale, depositare atti e documenti in formato elettronico, consultare ed estrarre copia dei documenti e delle controparti. Questa cosa è stata fatta per evitare accessi abusivi ai nostri sistemi informatici. Perché voi, una volta che effettuata l'autenticazione sul sistema, accedete tramite il portale a una copia dei nostri dati, che vengono aggiornati in maniera quotidiana ed immediata. Ci sono alcuni giudici in tribunale di Avellino che sono già partiti, che poi a me, voi tenete conto che noi siamo arrivati, sono in servizio al tribunale di Avellino, 5 giudici che sono nati dopo l'80, cioè giovanissimi, quindi loro su questa cosa stanno spingendo tantissimo. Loro fanno i verbali di udienza in maniera telematica. Questo sapete che significa? Che il verbale di udienza oggi fatto col quesito, voi arrivate allo studio, già lo trovate lì. Cioè, stiamo andando avanti. Ma tra poco io vi dirò di più, anche il penale. Perché il penale oggi vive la situazione che il civile viveva 3 anni fa. Oggi al penale sono obbligatorie le comunicazioni telematiche a persona diversa da imputato. Ossia, se voi siete persona offesa in un processo civile e voi per legge avete la PEC, la cancelleria, perché per il codice della pubblica amministrazione, della pubblica amministrazione digitale, tutti coloro che hanno una PEC acquisibile in elenchi pubblici domiciliano sulla PEC. Questa è un'altra cosa importante, apritela la PEC, oppure attivate il sistema di rimbalzo del messaggino, perché spesso molti non hanno la PEC, non la vanno a consultare la PEC, e questo potrebbe però farvi perdere un'opportunità. Quindi anche per il penale oggi, a breve ci saranno delle grandi novità. Io penso che le perizie al penale pure i geometri pure le fanno, soprattutto in tema di violazione urbanistica, penso che sia abbastanza importante pure questa cosa. Quindi si va tutto verso la velocità, verso l'efficienza. Le parole geometra santo giusto sono importanti. C'è una diatriba dialettica tra i giudici e il presidente del tribunale, perché il presidente del tribunale ha la funzione di controllare gli incarichi dati. Però i giudici che cosa dicono? Io quando nomino un perito, il perito è un mio, io mi devo fidare, due, deve sapere scrivere, perché io devo capire che scrive. Quindi io non posso andare a nominare uno che l'anno prima mi ha fatto la perizia, che poi ho dovuto chiamare a chiarimenti, e poi il CTP di parte me l'ha detto 101, e quindi con i tempi che salgono. Oggi si punta molto all'efficienza.
la giustizia ti apre le porte. Non abbia, se hai un dubbio, non abbiate timore, i giudici stanno là, soprattutto il pomeriggio, no? Per chiedere un chiarimento, un'informazione, se avete un dubbio, perché una volta scritto, poi purtroppo il processo ha le sue forme, ci sta a chi ti fa comodo quella cosa, che non si può cambiare. Quindi i giudici stanno là perché voi siete ausiliari. Voi siete loro ausiliari, non dovete avere il timore di dire ma vado a infastidire il giudice se avete un dubbio su una perizia, su un qualunque problema. E questo è quanto. Io penso di aver detto tutto, vediamo che ci sta presso. Ah sì, vabbè, queste sono norme più tecniche. Vai ancora. Allora, per quanto attiene all'invio degli atti, dicevamo prima. Il fatto che il PDF debba essere un PDF nativo, che significa PDF nativo? La perizia deve essere trasformata, il PDF deve essere salvato direttamente da Word, cioè ovvero dal programma di videoscrittura che uno ha in dotazione, salva con nome, salva come PDF, perché è vietato fare la perizia, stamparla, firmarla e scannerizzarla, perché molti hanno fatto pure così. E quindi il PDF deve essere nativo. Gli allegati devono avere determinate caratteristiche, vai appresso. Anche come estensione, è possibile allegare PDF, RDF, RTF, TXT, JPEG, GIF, TIFF, è possibile anche mandare dei file zippati. Consiglio pratico, non li mandate i file zippati. Per un motivo molto semplice, perché il giudice quando si trova aprì questo file e si vede 350 pagine, voi capirete che cioè, perché può scorrere il PDF su 350 pagine, è complicatissimo. Una delle regole che saranno inserite nel protocollo che è stato fatto, che sarà fatto con gli avvocati, è questo, e vi invito ad attenervi, anche per una questione di comodità. In calcio alla perizia, allora, gli allegati non è necessario firmarli telematicamente, si può firmare solo la perizia, perché la perizia è il vostro atto, quelli sono allegati richiamati nella perizia. Questo perché? Perché, come diceva prima il vostro collega, la busta non può superare i 30 mega. Quando voi andate a firmare un atto, l'atto, se è 100K, diventa 150. Cioè, il fatto di firmare digitalmente un documento, il documento aumenta di dimensione. Quindi, se già siete ai limiti, no? L'allegato è previsto, è valido da un punto di vista giuridico, non firmarlo, perché i redattori consentono di scegliere quale atto firmare. Ok? Quindi si firma solo la perizia. In calcio alla perizia voi metterete allegato 1, non lo so, misura catastro, allegato 2 e via dicendo. Questa numerazione bisogna fare attenzione un attimino agli allegati, riportatela negli allegati. Cioè, se c'è scritto allegato 1 misura catastale, l'allegato 1 deve essere la misura catastale, no? Perché spesso capita che poi anche l'allegato 1 e trovi una cosa che non c'entra niente con la misura catastale. Quindi diventa effettivamente difficile gestire queste cose qua. Queste sono quelle cose di cui diceva prima, l'attenzione, la professionalità. Indicarle tutte quante e mettere gli allegati. Le fotografie, il vostro collega di ieri mi diceva, se è proprio necessario farle a colori, le allegate e vedete la capienza, altrimenti fatele in bianco e nero. Cioè, la fotografia la scannerizzate in PDF, la scannerizzate con un PDF bianco e nero massimo 200 dpi, va benissimo così. Se poi il giudice vi chiede la quella a colori, magari della portata di carta cellulare, è previsto, se proprio tu è necessario, è possibile anche fare gli invii integrativi. Che sono gli invii integrativi? Se proprio voi dovete inviare una perizia che supera i 30 mega, allora che cosa si fa? Si invia la perizia con i primi allegati, non bisogna spezzettare innanzitutto la perizia è sempre atto unico, se proprio solo la perizia è superiore a 30 mega, ma non credo sia concepibile, perché magari perché qualcuno ci allega le immagini fotografiche dentro la perizia, mettetele in bianco e nero.
Comunque la perizia atto unico si invia con, con il primo invio, i successivi invii si crea sempre un PDF nativo, cioè da Word, e si intitola invio integrativo per busta incapiente. E indicato lo stesso numero di RG del primo invio, perché il collega che riceve, il cancelliere che collega, capisce che è un invio integrativo del primo deposito e lo collegherà al primo deposito. E in questo modo si possono fare anche 10 invii integrativi uno dietro all'altro, ovviamente avendo l'attenzione per ognuno di creare sempre il PDF nativo in cui si dice invio integrativo, perizia e via dicendo. Perché? Perché il sistema è strutturato in maniera tale che lui deve trovare sempre l'atto principale, quello che voi avete firmato, poi gli allegati. Dottore, scusi, quindi bisogna fare un testo in cui si dice da Word, invio integrativo, perizia, numero RG, tizio contro Caio, per busta incapiente. Okay. Lo salvate e poi si mette la restante parte del PDF come allegato. Certamente. Però certo. Poi in formato, voglio dire, immagine. PDF. PDF, sì, poi è un formato immagine non indicizzato, non serve indicizzare l'allegato. Okay? Se c'è la possibilità di farlo, voi offrite un servizio al giudice, perché il giudice magari va a cercare in quel PDF la parola che gli serve, e altrimenti il file indicizzato PDF poi non riesce a farsi fare a fare questa cosa. Quando prendete l'incarico, questi sono piccoli suggerimenti che vi do, chiedete al giudice: ma voi la volete la copia di cortesia? Okay? La porterete all'udienza, perché vi dicevo che c'è un servizio dei giudici che sono nati dopo l'80, ma ce ne stanno pure alcuni che sono nati dopo prima degli anni 80. Quindi qualcuno gradisce, oppure ha problemi di vista, non riesce a visualizzare a monitor un file di 50 pagine, via dicendo. Anche perché è fatto di vita le cancellerie di stampare. Qualcuno lo so che lo stampa, però a lungo andare finirà, perché altrimenti con la carta non ne usciamo. Io penso di essere stato fin troppo. Prego, ditemi. Allora, più che una domanda, innanzitutto una precisazione, perché ovviamente i colleghi che sono stati accorpati da Ariano a Benevento, e io sono uno di questi. Allora, noi abbiamo fatto di recente una precisazione, questa precisazione, e poi faccio la domanda per Avellino, se è venuta la stessa cosa. Benevento non ha di fatto fuso l'elenco proveniente italiano del CTU con quello di Benevento, cosa che credo che norma vada fatta. Non l'ho fatto ancora, e alcuni colleghi giustamente mi rappresentavano questa esigenza, questa cosa anche di scarsità di incarichi purtroppo in questo frangente di accorpamento. Allora, noi abbiamo fatto una lettera di sollecito a questa fusione dell'elenco e ovviamente una richiesta di essere, come dire, più presenti nelle varie distribuzioni di carte. Quindi questa precisazione per quando dato, che lei non mi può rispondere perché ovviamente. Per Avellino Sant'Angelo invece non so com'è, non ho avuto queste richieste, queste. Però non so se è avvenuta la stessa cosa oppure no, visto che siamo tutti e due tribunali che si sono accorpati. Questa era una precisazione lato e una domanda invece per quanto riguarda con l'accorpamento l'albo del CTU è unico, perché non esiste più l'albo dei Sant'Angelo dello Bagli o di Anemir fino in caso di Benevento. L'albo è unico. Quindi l'accorpamento dei due albi è già avvenuto. Il problema qual è? Andiamo al sotto. Esatto. Rende riconoscibili ai giudici gli altri nominativi. Perfettamente. Allora, io sto, tra virgolette, in trattative con la società che gestisce il sito web del Tribunale di Avellino, per consentire la pubblicazione dei nominativi sul sito e creare un file Excel in cui ci sono tutti i nominativi e far sì che i giudici abbiano la possibilità di andare a consultare indicando l'ordine geometri, escono tutti i nomi e quindi
da parte nostra noi dovremmo poter vedere anche il numero di incarichi conferiti, quindi riuscire a gestire meglio la distribuzione. Beh, io lancio qua una proposta. Quando il Presidente del Tribunale convoca gli ordini per le riunioni periodiche, sì. Siccome noi siamo ormai, pensate che l'amministrazione della giustizia l'ultimo concorso è 99, cioè tanti sono andati in periodo, quindi abbiamo scarsità di personale. La cosa che per esempio un ordine potrebbe fare virtuoso è dice, dateci gli albi a noi, una copia, ve lo facciamo noi il file Excel. Certo, cioè, è una bella. Anche perché voi nominativi ce l'avete, noi vi diamo il numero di iscrizione, vi diamo il nominativo, li accorpate voi e io pubblico il file Excel. Ma noi possiamo anticipare. Perfetto questa cosa. Ma pure domani. Non aspettando. Ah, però aspettiamo. Io vi faccio appuntamento con il Presidente del Tribunale e ne parliamo. Non c'è problema. Però bisogna sapere che l'albo è già unico. Il problema è andare e fare in modo ai singoli giudici di conoscere il nominativo. Quello è di sensibilizzare in questo senso. Altre domande? Grazie. Prego. Bisogna firmare. Sì, bisogna firmare sia il PDF della perizia sia la busta. No, firmare solo la busta. La busta altro non è che l'atto finale che esce fuori dopo aver completato tutte le procedure con il redattore. E nell'ambito dei vari passaggi che il redattore atti fa, che vi chiede di firmare, ecco, questa è la cosa importante. Quando voi la perizia la salvate in PDF, da Word in PDF, non la firmate, perché poi sarà il singolo redattore a indicarvi con la chiavetta inserita quali atti vuoi firmare, ve li fa caricare prima e poi vi dice quali atti vuoi firmare. A questo punto firmate solo la perizia. Se avete capienza nella busta potete firmare pure tutto, perché c'è sta la funzione firma tutto e andiamo avanti. Altrimenti firmate solo la perizia. Quindi con l'invio integrativo degli allegati non bisogna firmare niente, soltanto solo sempre il primo atto. L'invio praticamente sì. Okay. Altre domande? Ne avete facoltà. Sì, no, fate avanti. Fate passare il cinema del Rizzino. Volevo sapere una cosa, in effetti la cancelleria dovrebbe avere già tutti i quarti codici fiscali nostri, no? Ammesso che un tecnico o tutto un codice fiscale è sbagliato, come lo fa a cancellare? In una cancelleria del giudice inizio, casomai il codice fiscale non corrisponde al tecnico. Il tecnico non lo saprà mai. Allora, sì. Dovrebbe essere quel cancelliere che invia la PEC, ci ritorna indietro a cercare di capire qual è il problema. Quando la PEC viene depositata in cancelleria, occorre distinguere, la legge dice questo, se la causa del mancato invio è imputabile al professionista, io faccio il deposito in cancelleria. Se la causa è imputabile a un errore nostro, è il cancelliere che vi attiva tramite UNEP, fax o via dicendo, la notifica vi arriva. Okay? Quello che dicevo io, la sensibilità vostra, è di può capitare che nel sistema nostro si chiama SICIT per il contenzioso ordinario e SIECIC per le esecuzioni, che magari il geometra Santo Susso, non mi ricordo il suo nome, è riportato più volte, una volta con il codice fiscale corretto e altre volte con proprio senza codice fiscale. Va bene? E quindi occorre anche da in cancelleria. Un attimo, faccio un esempio pratico. Chiedo scusa. No, bisogna andare nelle cancellerie a chiedere. Un esempio pratico. A me è arrivato un incarico da parte di un altro collega. Io ho proprio poc'anzi mi sono recato in tribunale e faccio capire delle cose. Ma io se non mi interessavo del problema, chiedo scusa. Se non mi interessavo del problema, il collega non avrebbe mai venuto a sapere che era stato incaricato dal giudice. Se per dire, non mi interessavo, quindi me ne fregavo. Il tecnico, il collega, non avrebbe mai ricevuto la legge. Ma queste sono purtroppo, quando io dicevo, le disfunzioni di un sistema che sta per partire. Cioè dovrebbe arrecarsi, non li cancellerebbe per dire qual è il codice fiscale che ti... No. Allora, le cancellerie accedono allo stesso database, quindi, che è distrettuale. Se io sto a Benevento, e tengo le cancellerie... anche a Napoli, se io sto, è lo stesso.
Perché io quando faccio la ricerca mi escono pure i CTU di Napoli. Vabbè, perché è distrettuale. Quando io, quando il collega della cancelleria mette il nome vostro, lancia la ricerca, dice guarda, qua stanno quattro nominativi che corrispondono a della sala Rizzieri. Ora, uno bisogna sapere se nel distretto di Napoli non esiste un altro giovane che si chiama della sala Rizzieri. Vabbè, eh no, perché della sala Rizzieri sì, ma a Esposito Generale sì, diventa complicato. E due, si può attivare la procedura di bonifica. Non lo dovrei dire, ma mi tiro la zappa sui piedi. Venite da me, io mando una mail a Napoli. Non lo vuole dire. No, carità. Io mando una mail a Napoli, perché il Tribunale di Napoli è attivo un comitato di bonifica che provvede a bonificare il nominativo. Quindi possiamo ricapitolare che se i tecnici che già ricevono il PEC dal Tribunale, entrando in questo database, già quindi... Sale significa che sono i nominativi sono corretti. Un'altra domanda proprio per chiudere, forse la cosa che interessa maggiormente, la specifica professionale, no? Che si allega in ogni consulenza, è preferibile, visto che forse il giudice poi è distratto da altre cose, dalla consulenza, non vede la... è meglio mettere una busta separata, un'integrazione, oppure no, insieme agli altri presi dalle cose. No, c'è proprio. Non è previsto. Gli rispondo io, c'è proprio nei redattori, c'è proprio liquidazione consulenza. Non si sente. No, troverete liquidazione consulenza che è una voce a parte rispetto alla consulenza. No, al di là dell'aspetto diciamo giuridico, l'aspetto, il problema che sollevava il giovane è un problema pratico. Il giudice legge la perizia e si scorda. Bisogna escogitare un sistema per mettere in mostra la richiesta di liquidazione. Allora, uno dei sistemi quale potrebbe essere? Prima legale. Dai, 50%. Male non è nemmeno l'invio della richiesta di liquidazione autonoma, nel senso che voi inviate la perizia. Ora, siccome non è previsto un invio della richiesta di liquidazione, nel redattore si potrebbe indicare istanza generica, cioè praticamente il CTU invia un'istanza generica, perché per esempio anche una richiesta di chiarimenti al giudice la potete fare le mani. Istanza generica, ok? E ci allegate sempre infatti in PDF firmato, no? La richiesta di liquidazione. Perché, attenzione, un'altra cosa, istanza generica, poi sarà il tecnico che vi dirà più con esattezza, è l'evento che occorre associare al file che inviate, ok? Cioè dici al giudice, io sto inviando questo atto è un'istanza generica, è una consulenza, sono chiarimenti e del genere. Okay? Il nome del file lo potete nominare come volete. Ok? Quindi il nome del file, la richiesta di liquidazione. In modo che come arriva come istanza generica, però sotto c'è scritto richiesta di liquidazione, consulenza. Perché questo? Perché nel momento in cui il collega accetta il deposito, il giudice se la trova sulla console del magistrato e quindi lui da là riesce a vedere la... Per quanto riguarda la redazione della richiesta di liquidazione, no, il file come deve essere? È un PDF nativo, perché voi lo dovete firmare, quello è un atto vostro. Ma nativo? Nativo, sì. Ma è un atto vostro, va firmato. Allora, la dimostrazione delle spese, le fatture che uno deve allegare, per esempio. Quelli sono allegati. Quindi li metto allegati. Però c'è la sì. Senti, però invece non è un problema. Una questione del collega che diceva sul codice civile. Per verificare se. In cancelleria. Sì, vabbè, in cancelleria. Però secondo me, divertente, una questione forse poco piacevole, pure per la cancelleria, su tutti quanti. Domani mattina ci leghiamo per verificare questa situazione. Sarebbe opportuno invece pensare sul sito del regime che con la nostra chiavetta, come possiamo accedere a quali sono le nostre diciamo i procedimenti in corso che teniamo, oppure se ci sta questa possibilità, noi vediamo l'iscrizione, verifichiamo con la PEC, con il codice fiscale, quindi probabilmente abbiamo
modo diretto di verificare. Allora, quando si accede da PST con la chiavetta, voi vedete i fascicoli nei quali siete correttamente generalizzati. Quelli, il problema sono quelli che... E sono in cancelleria, perché quello praticamente sono... di pensare a una soluzione di questo genere, cioè... ma quella è la soluzione a livello nazionale, forse andrò in pensione io, andrò in pensione i miei figli poi. Io dicevo, da un punto di vista pratico, la cosa che consiglio sempre agli avvocati, agenda la mano, se per domani mattina risultano 10 cause e io da PST ne vedo 8, quelle due andare in cancelleria e verificare perché non si vede. Comunque, è semplice. Il collega lo riesce a modificare il nominativo, se non ci riesce venite da me e cerchiamo di risolvere. Va bene? Oppure andare a Benevento qualcuno che si occupa più o meno della stessa cosa. Questa procedura vale anche per le consulenze di parte che bisogna depositare. Per le consulenze di parte? Ma voi le consulenze di parte le depositate, le inviate al Felice. Quella è una fase precedente che non c'è niente, ma le comunicazioni ve le fate via PEC, tu fai le consultazioni, le tramite PEC, però quello è un invio, un'email normale, una PEC normalissima. Una PEC normale che si fa al consulente, perché lui ti manda in via preventiva la sua bozza di perizia. Dopodiché successivamente i tecnici di parte laddove nominati ovviamente fanno il loro lavoro e gli fanno le consultazioni. Poi il consulente tecnico ne terrà conto, precisa che dentro le consultazioni dei cittadini possa essere anche cartaceo. Aspetta, ovviamente. Le consultazioni dei CTP possono arrivare pure cartaceo, ma l'obbligo del CTP di mandare più la PEC deve dimostrare di avervi mandato in quei termini lo seguenziale al consulente, dovrà digitalizzare tutto e farlo riportare al giudice con l'osservazione di piazza, anche le osservazioni di DCT, stiamo sempre là, il giudice sto CTP mi ha fatto perdere 2 giorni perché mi ha mandato la raccomandata in quanto non anziché mandarmi la PEC e no, la raccomandata ci ha impiegato 7 giorni per arrivare. Parti di pugno, quindi prego. Mi risulta che qualche giudice ha autorizzato ancora oggi a depositare consulenze che no. Io ho mandato ma l'autorizzazione, allora aspetta, fai un momento. Allora, ieri è stato pubblicato anche sul sito del Tribunale di Avellino il presidente del Tribunale, perché preso atto del mancato funzionamento dei sistemi giustizia, l'articolo 16 sempre bis prevede la possibilità che il presidente del tribunale autorizzi il deposito cartaceo, ma di tutti, avvocati ivi compresi, perché il sistema giustizia non funziona. Ma a voi è un problema che, diciamo tra virgolette, importa poco, perché voi termini perentori, perché l'avvocato il termine entro oggi scade, domani non la può depositare. Invece voi se la depositate con un giorno di ritardo, cioè non è che succede chissà che cosa, le autorizzazioni al deposito cartaceo non si possono contare, perché è il singolo giudice che provvede. È venuto un commercialista, una perizia sugli interessi anatocistici di una banca, erano 3.400 fogli Excel. Dici come faccio? Vai dal giudice, fate autorizzare al deposito cartaceo e la deposito. Cioè, voi siamo là. Posto così. Scusa, io vi saluto, scappo, arrivederci, buone cose, buona giornata. Grazie, dottor Andreotto. E adesso passiamo alla parte tecnica. Dottor Ambrosone, specialista informatica, ci illustrerà come funziona questo processo telematico. Prego. Dell'invio telematico, della relazione della busta, della consultazione degli atti in presenza di giustizia e delle comunicazioni con la cancelleria. Questo è un breve sommario di quello che andremo a trattare, quindi gli elementi del processo civile telematico, come avviene l'invio degli atti. C'è una soluzione gratuita che di cui parlerò, c'è una soluzione a pagamento che presenta dei vantaggi, con ovviamente lo svantaggio di costringere per un ricorso economico. Quali sono i requisiti di sistema? Perché forse nel vostro caso, trattando
allegati grafici, avete già una base informatica un po' più solida rispetto a quella che abbiamo affrontato con i colleghi, con gli avvocati che avevano anche 15 anni. Perché il sistema ci penso sorvoleremo su questo tipo di aspetto. La digitalizzazione penso potrebbe interessarvi, cioè come tentare di ridurre il peso degli allegati, la gestione della PEC, che è un aspetto che tratteremo giusto per chiarire il modo migliore per andare a gestire la conservazione, che è un obbligo da parte vostra dei messaggi, e poi un brevissimo accenno sulla sicurezza informatica, forse se ce ne sta. Allora, processo civile telematico in pratica presenta tre aspetti: la consultazione dei registri di cancelleria, che può avvenire tramite il portale DSP Giustizia o tramite programmini che si interfacciano accedendo sempre alla stessa base dati, che vi consentono di visualizzare i fascicoli direttamente sul vostro computer, direttamente da casa, da un qualsiasi browser o da un qualsiasi computer. Un altro elemento importante è la redazione, quindi di questa famosa busta telematica, che consente di inviare gli atti alla cancelleria del tribunale di riferimento, e quindi la gestione delle comunicazioni di cancelleria. Quando voi inviate un atto, la cancelleria, il sistema vi restituirà 4 ricevute. Le prime due sono, io le chiamo per farmi capire, dei corrieri, cioè il vostro gestore di PEC, il gestore di PEC del tribunale, cioè il vostro gestore di PEC che prende in carico la vostra busta, il gestore di PEC, della PEC del tribunale che prende in carico la vostra busta, quindi è avvenuto il transito, è passato dal vostro gestore di PEC al gestore della PEC del tribunale, per il momento c'è solo un transito. La terza busta, la terza ricevuta, che è la più importante, perché congela nel tempo il deposito dell'atto. Cioè, in quel caso lì, se voi avete una scadenza, non so, però da quello che mi hanno detto prima non è vincolante, cioè è raro che voi passate da questo problema, comunque è la terza busta che certifica il deposito dell'atto. In questa terza busta c'è un controllo automatico di cancelleria, quindi non si entra nel merito del contenuto di quello che compone la vostra busta, ma semplicemente se la busta risponde ai quesiti, se il codice fiscale è corretto, se la firma è stata posta correttamente, se la busta non ha superato i limiti, praticamente effettua un controllo su un file che può andare ad allegare nella busta, che è l'indice della busta stessa, cioè fa un controllo automatico, indice contenuto, senza entrare nel merito del contenuto. Se supera l'esito automatico di cancelleria, il deposito è avvenuto in quel giorno, in quei tempi. La quarta busta invece entra nel merito, cioè il cancelliere, che è l'unico che può aprire la vostra busta, che una volta generata neanche voi potete più aprirla. Il cancelliere apre la vostra busta e fa una verifica nel mentre, cioè verifica se dove c'è scritto foto, tavole perizia, sono effettivamente tavole perizia, non per errore allegati di altro tipo, quindi superato il terzo controllo automatico, il quarto controllo potete, poi si apre un dialogo anche con il cancelliere per eventualmente andare a discutere di integrazione e quant'altro. Se non superate il terzo controllo, il cancelliere la busta non la riceve. A meno che non c'è un blocco parziale in cui vi arriva un messaggio che dice né sì né no, ma semplicemente ci sono dei problemi che sono necessarie successive verifiche da parte della cancelleria. Il mio consiglio è, in questo caso, fare la vostra parte e non attendere queste verifiche da parte di cancelleria, perché 90 volte su 100 è nella busta il problema, cioè è da parte della redazione della busta il problema, non da parte della cancelleria che riceve. Poi abbiamo nel corso dell'installazione, che è da giugno che stiamo seguendo questo aspetto, abbiamo avuto problematiche veramente di ogni genere, cioè invii a uffici che non sono abilitati, tipo il giudice unico che non è abilitato, non è andato al CIE, ci sono tanti aspetti che stanno maturando, il sistema di giustizia sta facendo sforzi enormi, ce ne rendiamo conto, per adeguare i server, adeguare le infrastrutture tecnologiche a quello che sta succedendo, ma problemi ce ne saranno comunque. Andiamo avanti. Quello che succederà nel deposito delle vostre perizie può essere riassunto in 5 semplicissimi passaggi. Una redazione dell'atto, che sta a voi, la redazione dell'atto, la redazione della perizia, quindi che avverrà con i metodi tradizionali. La preparazione della busta, qui entrerà a vostro supporto il redattore, gratuito a pagamento,
la firma degli allegati che compongono la busta, la spedizione di questa busta che deve avvenire tramite POC, e alla fine l'attesa per la ricezione del biglietto di cancelleria. Sono 5 passaggi. Preparo l'atto, preparo la busta, firmo con gli atti che sono contenuti nella busta, lo spedisco tramite POC, aspetto queste 4 ricevute che devono avvenire. C'è una soluzione gratuita. La soluzione gratuita è, diciamo, vi obbliga a qualche sforzo in più, perché avrete bisogno di un elaboratore tessera, ce l'avete tutti. Dovrete convertire i testi in PDF nativo, quindi ripeto alla noia perché è uno dei problemi che abbiamo trovato. Il PDF va convertito. Se io il PDF lo stampo e ne faccio una scansione, quella è un'immagine, cioè io all'interno di questo PDF non posso selezionare testo. Io devo essere invece in grado di estrapolare il testo almeno dall'atto principale, quindi deve essere un documento che da Word viene salvato praticamente in PDF o stampato utilizzando le varie stampantine virtuali, anche gratuite che sono in giro, tipo PDF Creator, Bullzip, ce ne sono tantissime. Prego? Stampi in PDF si può fare? Certamente. L'unica cosa, prestate attenzione, è che PDF Creator, Bullzip, tutte queste hanno nelle opzioni salva come PDF. È importante perché PDF ha il famoso formato di ormai Word Processor fanno. Il Word Processor sì, se qualcuno utilizza un Word Processor, un WordPad o le storie. Dipende dalle categorie, sì, mi credo, cioè veramente abbiamo incontrato Word Processor di qualsiasi tipo. Tenga conto che il salvataggio audio in PDF è dal 2007, Office 2007 in avanti. E di 2003, almeno tra gli avvocati, è quasi il 50% della installazione che abbiamo incontrato. Quindi, in un modo o nell'altro, la soluzione è gratuita. Cioè, funziona, vi costringe un piccolo sforzo. Redattori atti, ce ne sono tanti, c'è quello della, famoso della Regione Toscana, l'SLVCT, c'è l'agenda legale elettronica. Questo redattore d'atti praticamente condensa le informazioni che avete caricato precedentemente, quindi la redazione della perizia, la conversione in PDF. Il redattore d'atti non fa altro che consentirvi di firmare gli allegati che volete firmare, inserirvi in un atto e poi, se avete la posta elettronica certificata, se consultate la posta elettronica certificata tramite un browser, Outlook, Thunderbird e compagnia bella, alcuni redattori di atti gratuiti vi consentono anche l'invio diretto. Uno dei problemi con il redattore d'atti gratuito è questo, cioè normalmente io la mia PEC me la leggo sul portale di Aruba. Ovviamente il redattore di atti gratuiti non è che si può collegare ad Aruba e farvi anche la spedizione, vi genera questa busta, ve la lascia da qualche parte sul computer, poi dovete andare a pescare questa busta, dovete stare attenti a quello che scrivete nell'oggetto, perché deve essere deposito, maiuscolo, poi spazio, parentesi, tra parentesi potete mettere quello che volete, perché quella è una indicazione di cortesia che voi andate a fare al cancelliere per aiutarlo nella gestione della vostra busta. La cosa importante è che nell'oggetto ci sia scritto deposito e poi tra parentesi un aiuto per il cancelliere. Tutto quello che scrivete nel corpo della mail, del deposito della busta, verrà bellamente ignorato perché non rientra nel sistema automatico. Cioè, non legge atto praticamente il sistema automatico del tribunale non fa altro che leggere atto.nc, la vostra busta con l'invio dell'atto, e l'oggetto. Se non c'è scritto deposito, se deposito è scritto in minuscolo, se le parentesi non hanno lo spazio con la scritta deposito, per qualsiasi problema, la busta non è lì. Semplice, non c'è più il postino che dice beh, capisco lo stesso, magari no. È informatica, cioè il controllo è automatico, l'oggetto deve rispondere a quelle caratteristiche e deve andare, cioè deve essere inviato in questo modo. Ovviamente dovendo andare su Aruba voi dovreste anche procurarvi l'indirizzo email dell'ufficio dove state andando a spedire, che è consultabile, i registri sono pubblici. Alcuni redattori gratuiti ve lo offrono nella finestra finale della redazione dell'atto, c'è scritto se inviato al tribunale, quindi sarà la cancelleria, il tribunale è quello che è. Quindi devo andare a prendere questo indirizzo, metterlo nel mio browser web, perché io spedisco sempre per chi gestisce la PEC tramite
tramite web, tramite portali web offensi. E ovviamente dovrò sempre consultare via browser la mia PEC per attendere la ricezione dei famosi biglietti di cancelleria di Angelo Deposito. Dopodiché, quinta fase, posso andare sul mio browser e vedere le perizie che ho caricato a mano del cancelliere prende e le rende pubbliche. Quindi ci vorrà qualche giorno, non affrettarvi, perché già la quarta risposta del cancelliere richiede del tempo, la pubblicazione ne richiede ancora di più. Però in una quinta fase io riesco ad andare su qualsiasi browser, collegarmi su pst.giustizia.it, fare accesso con la mia smart card e la mia firma, quindi le mie credenziali, la mia firma digitale, e consultare gli atti che ho inviato, che in quel momento sono pubblici e pubblicati sul posto. C'è una soluzione a pagamento, con un costo accettabile se uno vuole semplificarsi notevolmente, che include un redattore dati, anche se questo aspetto è marginale, perché immagino che voi difficilmente abbandonerete il vostro Word, i vostri schemi, i vostri anni di modelli per mettervi a scrivere tutto ex novo in un redattore dati. Converte automaticamente nel formato corretto i documenti Word in PDF, compone la busta telematica, firma dall'interno del redattore, riuscirà la selezione, l'elenco degli atti che volete firmare o non volete firmare, invia automaticamente la busta telematica leggendo dal suo database interno tutti quanti gli uffici giudiziari, quindi sarà la prima cosa che andrete a scegliere l'ufficio giudiziario di destinazione, e quindi farà direttamente l'invio a questa risposta, perché all'interno ci sono anche le informazioni della vostra PEC per la spedizione dell'atto, quindi sarà poi ve lo farò anche vedere molto velocemente. Alla fine sarà completo la busta, metto il tipo di atto, il nominativo della parte, il mio che è già registrato all'interno, vado avanti, allego il file, firmo, spedisco, fine, cioè finisce senza, vado sul web, prendo la gestione della PEC, la gestisce direttamente all'interno del programma. Allora, la gestione della PEC all'interno del programma viene in due modi, cioè l'invio degli atti e all'interno del redattore di atti. Poi c'è anche un altro programmino a parte che consente di accedere alla vostra PEC e di leggere soltanto le PEC che attengono al processo telematico. Cioè cosa fa? Accede alla vostra casella email, alla vostra PEC, scarta tutte quelle che sono le fatture magari che vi ha mandato i colleghi e legge soltanto le comunicazioni che vengono dal tribunale. Quindi vedrete lì all'interno, con dei filtri che potete organizzare per numero di ruolo generale, per giudice, per tribunale, per data, e vi farà vedere soltanto le email che hanno a che fare con il processo civile. Quindi, al netto di tutte le fatture, tutte le comunicazioni che vi arrivano sulla rete, voi vedrete soltanto questo. Quello che ne volevo capire, quando si setta il portale, certo, si vede l'invio di dati, bisogna inviare una busta delle mani. Sì. Basta dare soltanto l'indirizzo PEC. L'indirizzo PEC va messo una sola volta, in fase di configurazione. Cioè, gestisce direttamente, siccome io, allora l'indirizzo PEC c'è praticamente sul web, sì. Quindi io devo praticamente per poter accedere, devo dare il mio username e devo digitare la password, esatto, per poter aprire. Lì invece ho memorizzato all'interno del programma, per poter fare la spedizione. Comunque quando lo vado a settare, devo fare questo tipo di operazione. Basta mettere il nome e il password, lo salvo, di modo che si può anche scegliere di non ricordare la password, di chiederla di volta in volta, però cioè, è il vostro computer dove c'è la firma digitale, se non vi fidate del vostro computer penso che il problema sia da ricercare altrove piuttosto che della sicurezza di lasciare questa informazione interna. Quindi lui legge questa informazione che noi andiamo a mettere in impostazione dopo, cosa qual è il vostro indirizzo di spedizione e spedisce direttamente all'interno del programma. Oltre alla parte che vi consente di consultare le mail, c'è anche una parte che vi consente di consultare direttamente il portale, quindi senza andare su pst.giustizia. È un sistema, poi per quanto mi riguarda sono informatico, un po' più semplice, perché vi permette di attivare dei filtri molto comodi rispetto a lì mi seleziono l'ufficio, raggiungo la lingua degli uffici consultabili, volevo mettere una data, poi potete mettere il tribunale di Avellino, sparare una ricerca e lui vi tira fuori tutti quanti i fascicoli che vi servono. Oltre a questo ha la possibilità di scaricarsi in base ad una programmazione che poi andate ad inserire i fascicoli che vanno a mettere.
non mi funziona internet, io so che ogni pomeriggio alle 5 questo prende tutti i miei fascicoli e me li scarica. Se ho delle scadenze mi riempie anche una piccola agenda facendomi vedere le varie scadenze. Quindi ho un archivio offline che posso gestire, in cui posso fare riferimento nel momento in cui quella mattina non ho la gestione. Questo è. Soprattutto, cioè, l'aspetto più importante, secondo me, al di là di questi vantaggi che uno può decidere fare a meno, se farne a meno una certa leggerezza, è il supporto che si deve. Perché con le soluzioni gratuite, ovviamente dovendo adottare 5 soluzioni diverse tra il redattore, qui vi troverete di fronte a problematiche abbastanza ampie, qui potrete essere seguiti banalmente dalla redazione del foglio Word finché l'atto non viene pubblicato sul con la guida. No, telefonando al sottoscritto e al reparto help desk che vi segue gratuitamente per un anno per ogni esigenza che avete, in assistenza, in collegamento telefonico. Avete questo piccolo vantaggio in più, se dovete mandare una busta, questa busta lascia il vostro computer per raggiungere la cancelleria sicuramente, senza mettervi a girare per forum o a chiamare amici di amici per vedere che non questa cosa. Ovviamente è tutto per funzionare, ha bisogno di un minimo che mi auguro per cui i nostri standard siano un po' più elevati rispetto a quelli degli avvocati, spero non ci siano problemi. Requisiti minimi di sistema: una macchina con Windows, tutti quanti i redattori sono multipiattaforma, anche i siti della app, dopo vedremo una piccola dimostrazione, sto su Mac, riesco comunque a farlo girare in emulazione. Sistema operativo è importante non per quello che deve essere, ma per quello che non deve essere. Smettete di adoperare Windows XP, non so se ne avete ancora, gli apori erano ancora al 50% su Windows XP. La Microsoft che l'ha creato ha detto di te non ne voglio sapere più un anno fa, ed è la mamma, cioè non vi ostinate. 8.1 è supportato, 7 è supportato, se avete il coraggio di utilizzare Vista, anche Vista è supportato. C'è sono tutti supportati. Per Windows XP, da un anno Microsoft non si occupa più dello sviluppo. I produttori di antivirus non si preoccuperanno più di sviluppare antivirus perché se l'hanno disconosciuto, figuriamoci che dobbiamo continuare a sviluppare. Sarà sempre ridotto ad una fascia minima di mercato, sarà sempre più aggredito da virus e vulnerabilità. Poi sarà. Perché nessun sistema operativo nasce perfetto, cioè tutti quegli aggiornamenti che voi puntualmente ignorate ogni volta che vi esce la finestrina sotto, quelli servono per sanare vulnerabilità che sono state scoperte, ma non danno, semplicemente che c'è stato un attacco, hanno scoperto che c'era una falla e mettono le pezze a cuore. Le pezze a cuore del Windows XP sono finite. Non c'è. Quindi non adoperate subito qualsiasi altro sistema, in emulazione, Linux, va bene qualsiasi altra cosa, abbandonate questo Windows XP. Firma digitale. Per la firma digitale l'unica accortezza che dovete avere è stabilita per la carta nazionale dei servizi, semplicemente per la possibilità di consultare via web le nostre. Perfetto. No, perché ci sono alcune firme digitali col token, tipo quello lì della banca, che già era. Quelli che non hanno all'interno il certificato della carta nazionale dei servizi, non potete utilizzarlo per accedere quella della Camera di Commercio. È perfetto, va benissimo, quella della Camera di Commercio. Perché sopra ci sia scritto CMS, carta nazionale dei servizi, dentro ci sono i vostri certificati legati al vostro codice fiscale, potete fare quello che devi installare cosa? Che si installa durante. Terzo requisito di sistema, una DSL. Soprattutto nel vostro caso, quello che mi è parso di capire, una DSL robusta. Perché una busta da 30 MB, cioè il massimo, con la migliore DSL che si può trovare in Italia, ci mette 10 minuti. 10 minuti in cui il flusso di trasmissione deve essere costante, non deve cadere. Non dico serve una DSL, spegnete gli altri computer all'interno o evitate di trasmettere contemporaneamente con altre macchine, cioè limitate il carico sulla rete, perché se avete la migliore DSL che esiste in Italia, che ha un mega di upload, perché quello
la DSL può essere anche 20 MB, ma quella è la velocità di scaricamento, questa è rimpianto. Quindi 7 MB, 20 MB non c'entra niente, deve avere la velocità di caricamento. E la ADSL sta per asincrono. Cioè non è che scaricate a 20 e caricate a 1000, scaricate a 20 e caricate a 512 o a 1024. Nella migliore delle ipotesi sarà due passi dalla centrale ed è la migliore ADSL che esiste in circolazione. Quindi fate attenzione, chiavette, USB, tutte quante le altre soluzioni possono essere delle varie soluzioni di backup, perché se non vi funziona la DSL e non potete depositare, non potete accedere a nessun genere di sistema. Alla fine la REC, abbiate cura della vostra REC, evitate che si rientri nella casella, perché soprattutto quindi che fate, considerate che quando inviate voi a REC, se state inviando una perizia di 30 mega, sulla vostra REC ne stanno 60. Perché? Cioè nella vostra posta che inviate e nella ricevuta che ritorna dalla cancella. Quindi i vostri 30 mega sono 30 mega nella vostra posta che inviate. E altri 30 mega che vi tornano indietro dalla cancelleria dicendo l'atto è completo. Se è una sola, se siete riusciti a inviare tutto una sola. Quindi se non c'è, abbiate cura della vostra REC. Considerate sempre i limiti di capienza, se stanno per essere superati. Tutti i gestori offrono la possibilità di espandere la casella VEC a piacimento. Il mio consiglio è, visto che la gestione della casella VEC costa 2 lire, evitate di scaricare la VEC sui vostri computer. Questo lo vedremo. Perché voi siete tenuti a conservarla per 36 mesi. Se il computer si rompe, non sono problemi, cioè non sono scuse che voi potete andare a ricerca. La posta, cioè la conservazione della posta, ricade o sulle vostre spalle oppure per 5 euro all'anno in più, 10 euro all'anno in più, le faccio ricadere sulle spalle di Aruba, di Legalmente, di chi è che mi gestisce la posta. Sono loro che me la devono conservare. Io sul mio computer al massimo, se sono abituato ottimamente ad utilizzare un client di consultazione a posta elettronica, invece di usare il POP3 che mi scarica tutto e mi svuota l'archivio, uso un protocollo di sincronizzazione di Line. Con cui io semplicemente sincronizzo le mie cartelle con quelle che sono là. La posso sincronizzare con 30.000 dispositivi diversi. Se muore il computer, l'archivio è salvaguardato, perché non sottovalutare questo aspetto, che vado per un minimo fuori discorso. Non so se voi come siete messi con la fatturazione per la pubblica amministrazione, se anche voi avete obblighi di questo tipo, è la stessa cosa, cioè l'onere della conservazione. Fate sempre in modo di ribaltarlo su terzi, cioè Aruba, Namirial, Legalmail, tutti offrono strumenti per la gestione di questo genere di attività. Sfruttate i loro strumenti, non scaricate tutto sui vostri computer, perché se parte il computer la responsabilità è vostra, non potete andare a dire niente. Cioè, io ho depositato quell'app, avete perso la terza ricevuta, con una qualsiasi notifica che scambiate tra voi e CTU, se perdete quella documentazione, gli unici responsabili siete voi. A meno che costa tutto sul server di Aruba, e per cui non ci sono problemi. Cioè, vi togliete una preoccupazione con due spicci. Problema della dimensione degli allegati. Io mi auguro sempre di parlare ad una platea che abbia una maggiore dimestichezza con il mezzo informatico rispetto alle precedenti. Molto lo fa la qualità dell'apparecchiatura che utilizzate per fare le scansioni. Un altro minimo lo fa il manico di chi opera. Se io sto andando, la cosa che succede più spesso, documento di testo scannerizzato a colore. A che serve? Documento di testo scannerizzato a 600 dpi, posso farci il manifesto 5x4 in mezzo alla strada. Allora, assicurate un minimo di leggibilità ai vostri documenti, utilizzate i toni di grigio quando c'è della grafica, se no andate in bianco e nero come se fosse l'invio di un fax, tanto quello è testo, il giudice lo deve leggere, la spedizione deve essere veloce, perché più la busta è leggera, più la spedizione avviene rapidamente. E quindi da parte vostra state sempre meno a pregare che l'ADSL rende per 10 minuti non sul principio di interruzione. Seconda cosa, i documenti sono più manipolabili, e poi cioè, non c'è nessun motivo valido per cui un documento di testo debba fare la scansione a colore a 600 dpi, quando è 100, bianco e nero, si legge qua. Quindi con un minimo di attenzione, scegliendo il formato di file corretto, il PDF compresso, cioè, se ho uno scanner da 30 euro, mi fa scansione a 30 euro. Questo è, gli scanner da supermercato offrono funzioni da casalinga. E su questo non ci vedo. Quindi andare a trovarmi solo la voce di come scende da 300 a 150 mi piace un pomeriggio. E il risultato che offrono è pessimo. Uno strumento di digitalizzazione automatico
costa 200 euro a salire, non 200.000 euro. Ed è uno strumento che al di là del processo civile penale può essere molto utile nella vostra professione. Non dico comprate tutti, funziona premiale, però insomma fai di centinaia di euro, con un'apparecchiatura che riesca a gestire un minimo di compressione fatta per bene, e la possibilità di andare a personalizzare il tipo di scansione possa essere. La gestione delle orecchie, vi ho già parlato prima, sarò molto molto rapido. Webmail, quindi io vado sul sito di Aruba e mi leggo la mail, va benissimo. Due svantaggi: devo sempre tenere sotto controllo quanto spazio ho a disposizione, visto che adesso tenderà comunque a saturarsi man mano che farò l'invio. Seconda cosa, se non ho internet, non me ne vedo. Nessun client POP3, che è la soluzione che sconsiglio, prendo la posta da Aruba e me la scarico sul mio computer. Posso pure mettere che me la scarico dopo 10 giorni, dopo 30 giorni, la lascio in vita, non faccio mai una copia. Non è. Protocollo POP3, il protocollo INEP sono nati a un anno di differenza ed è stato l'anno che ha rovinato la gestione delle email dell'informatica, perché il secondo tipo di gestione è molto più efficiente, fa una sincronizzazione. Io posso mandare l'email da questo computer e me la trovo nella posta inviata su qualsiasi altro computer che ho. Sincronizza semplicemente le cartelle, l'organizzazione che do io sul mio computer me la ritrovo su web, cioè se creo le cartelle su web me le ritrovo sul mio computer e viceversa, è un protocollo perfetto. La posta che voglio tenere sul mio computer, mi faccio una cartella del locale e me la porto di qua, quella importante la tengo sempre sincronizzata con server, sto col mio iPhone, sto col mio Android, sto col mio iPad, me la posso sempre leggere. E soprattutto, non c'è internet, quella che avevo scaricato ce l'ho comunque. Quindi è il protocollo per te. Purtroppo è un protocollo usato da 2% dei clienti vostri. Però è una delle soluzioni migliori. Tra l'altro si può integrare con il gestore gratuito, con il redattore dell'applicativo e permettervi di fare l'invio, cioè non è che fa proprio l'invio come il easy telematico di InSystem. Proprio almeno vi crea tutta quanta la busta, vi crea già il deposito, vi esce già scritto deposito tra parentesi, anche l'oggetto che avete dato di là, dovete soltanto cliccare su via all'interno di un browser configurato per me. Quindi comunque è una soluzione che vi avvantaggia nel lavoro. Sarò rapidissimo, anche voi sicuramente sarete molto sensibili ai problemi di sicurezza informatica, a considerare che con la chiavetta che voi inserite nel vostro computer, voi avete a disposizione lo strumento, voi e chi viola il vostro computer a disposizione la firma autentica. Vorrei anche fermarmi qui per analizzare gli aspetti della sicurezza informatica. Quello che vi invito a fare è di alzare un minimo i vostri standard rispetto al bersaglio più grosso. Il bersaglio più grosso sono i computer con gli antivirus gratuiti. Considerando che un antivirus a pagamento parte a 10 euro all'anno, che fa meno di un caffè al mese, investendo questo minimo riuscite ad alzare la vostra macchina rispetto ad una massa che costituisce ormai l'80% del bersaglio. E se io devo trovare una vulnerabilità, punta l'80% non ha più. Cioè, non esiste il computer sicuro, esiste il computer più sicuro degli altri. Quindi io non devo rendere il mio computer inviolabile, devo solo fare in modo che chi deve sviluppare un attacco, se vuole me, mi piglia, posso mettere quello che voglio. Se l'obiettivo è il mio computer, dall'altra parte sono sufficientemente bravi, arriva al mio computer. Ma visto che non ho segreti di Stato, io so faccio parte di una massa attaccabile, perché mi vogliono crittografare, mi vogliono criptare i file, vogliono che paghi i 400 euro su un sito per farmi dare la password, visto che io sono una massa, io devo mettermi un gradino sopra la massa attaccante, investendo costi 10 euro per anno. Penso che sia una spesa preventiva. Sistema di backup. Le vostre casi conta poco. Andiamo direttamente a gli aggiornamenti della sicurezza, ne parlavo prima, ci torno solo rapidamente. Se c'è qualcuno a Microsoft che lo sta facendo, cioè che aggiorna i sistemi di Microsoft ed è pagato, significa forse una ragione c'è, che non regalano soldi, cioè non è un esercizio di stile della Microsoft quello di aggiornare il sistema operativo. Significa c'è un buco e qualcuno per questo buco è passato e che Microsoft ha messo una pezza per coprire questa falla. Se voi avete tutti quanti i sistemi operativi originali, come immagino, fate gli aggiornamenti automatici di sistema. È importantissimo, non sottovalutare questo. È un rompimento di scatole, però restano solo il primo martedì del mese. E ci mettono un attimo per rifare in esercizio. A meno che non siano aggiornamenti urgentissimi che interrompono lo scheduling ordinario della macchina. Però è una volta visto, fate questi aggiornamenti perché non mi costa niente, è un riavvio della macchina che deve andare.
l'infrastruttura ridondante, vabbè, se voi non avete scadenze, come vi ricordava prima, quindi questo è un aspetto abbastanza marginale, perché per l'avvocato che invece deve spedire per forza entro, se un consiglio che do anche a voi, stare sempre là, non so se avete scadenze, ma stare sempre rapidi, soprattutto all'inizio, perché il sistema alcune volte va completamente nel pallone. Ci sono giorni che io spedisco il mio atto, dopo 3 secondi mi arrivano ricevute della PEC, quella di cancelleria mi arriva la mattina presto, è capito? Credo una volta sola, quindi quasi un anno, è capito? Quindi se non avete scadenze, poi penso che quella scadenza sia un po' più drastica da quello che mi è parso di capire, nel caso in cui trovate sotto una scadenza, non voglio dire in anticipo, perché può succedere qualsiasi cosa, e nella maggior parte dei casi non potete farci nulla, né voi, né io eventualmente con assistenza, perché ho un problema del circuito del circuito. Ove vogliate essere particolarmente zerato, prevedete sempre un piano B, cioè un'infrastruttura di andare, una chiavetta che vi permette di fare un via a poco, però cioè, non avendo voi la necessità di rispondere a delle scadenze abbastanza stringenti, potete essere abbastanza stringenti. Se avete voglia, possiamo avere un rapido... Allora, questo qui è il programmino a pagamento. Queste due parti qui, EasyPolis, è la consultazione dei vostri fascicoli sul web, che ovviamente non essendo una cosa abilitata, anche se lanciassi in questo momento non vedete nulla, allo stesso modo EasyCitmin, perché non avendo PEC da attribuire, però sono due strumenti molto molto buoni. Visto che oggi parliamo di redazione a busta telematica, però gli accessori li lasciano da parte, andiamo direttamente al questo è il programmino. Vi chiede all'inizio di andare a specificare il tipo di atto da leggere. Metto una descrizione che può essere comoda a me per individuare velocemente l'atto e al cancelliere per dare la famosa mano al cancelliere nel gestire gli inviti. Scelgo il tipo di atto. Un atto non codificato, un qualsiasi genere di atto, imposto una data, poi vado velocemente in un'altra cosa. Scelgo un tribunale, il programmino mi offre un tribunale di testo con cui posso fare tutte le prove di invio che voglio. Attore. Qui ho l'elenco vado ad inserire i dati delle persone fisiche o giuridiche coinvolte nel procedimento. Se ho già inserito qualcosa, me li riporta. Questa è una grafica che avevo creato nei test precedenti, posso andarmi a richiamare, inserisco i campi, quelli rossi sono obbligatori, quelli nero sono assolutamente facoltativi. Come CTU ho già inserito di nuovo in fantomatico tecnico resistente. Convenuto, stesso ragionamento di prima. Il codice fiscale eventualmente me lo calcola anche manuale, che fa un check sul controllo per vedere se è corretto, così come per quanto riguarda la partita IVA. Va bene. No. C'era un codice fiscale sbagliato, quindi era un errore all'ultima. Allora, gli allegati, a differenza del programmino gratuito, questo gli allegati in mano, quelli lo sforno. È un programma, una foto che è fatta, ad esempio, posso fare la descrizione? Va bene lo stesso. Prego. Un programma di grafica, salvo il PDF, va bene lo stesso. Ma quelli sono allegati? Allegati. Certo. No, allora facciamo da questo punto di vista facciamo un minimo di chiarezza. Una cosa è la vostra relazione principale, ma fatemi passare il termine atto principale, per l'avvocato è l'atto principale, cioè quello lì deve essere fatto in Word e convertito. Il resto degli allegati, come diceva il buon Andrea Ottolini, sta a voi, cioè se è un documento Word
se, ma il regalo genetico è comunque un documento Word, fate una trasformazione in PDF, perché è più facile per il cancelliere andare a selezionare il testo o andare a fare delle ricerche all'interno. Ma per gli allegati genetici, voi il foglio Word lo dovete pure stampare e riscansire, se proprio volete fare un dispetto al cancelliere. Ma l'obbligo della conversione e non della scansione è soltanto per l'atto principale, solo per l'atto. Ho allegato il mio atto che da Word è diventato in PDF. Atto principale mi chiede, guarda, puoi utilizzare il redattore di atti integrati? Penso che qui, se lo chiedessero questa finestrina, non se ne accorgerebbe nessuno, perché normalmente ho già pronto il mio atto principale che mi sono fatto col programma esterno in base ai miei modelli. Me lo converte in PDF, sono lo sfrutto. Vado avanti, genero la busta. Cerco quali allegati. Ah, una cosa importantissima, chiedo scusa. Qui sotto c'è un contatore. A mano che allegate, c'è un contatore che dice qual è la dimensione massima della busta e a che punto siete in questo momento. Quindi potete sempre tenere sotto controllo le dimensioni. Ah, una cosa che pensavo fosse superflua, mi sono dovuto ricredere perché è già successo un paio di volte. Se superate la dimensione approssimativa della busta, il programma dice guarda che stai superando la dimensione approssimativa della busta, l'atto era rigettato, vuoi andare comunque avanti? Sì, cioè c'è gente che critica. Io pensavo, cioè, no, ma il programma non mi ha fermato, non so, più che dirti che la busta era rigettata, che ti dovevi dire? No, evitare ovviamente, basta leggere le finestrine. Vado a generare la mia busta, scelgo quali atti devo andare a firmare, vado avanti, non ho la chiavetta di GAP, non sono abilitato, firmo e termino. Devo si va tutti i video, fine dell'invio con il redattore a pagare. Con il redattore gratuito c'è qualche passaggio in più, però non sono più per fare terrorismo, cioè funziona benissimo, serve un po' più di impegno da parte da parte. Domande? Grazie mille.